amici di Ferro Team, qui io e la mia splendida Beatrice siamo qua al Panatta Racket Club con Micita Muratta perché siamo alla penultima selezione. Assolutamente, ma questo è il nostro video intro per le uscite di moda. Esattamente, siamo qui ora per introdurvi queste meravigliose uscite. No, non ce la faccio, c'è Mario dietro la telecamera che mi dice di fare questa. Bene, siamo qui per introdurre queste meravigliose uscite moda. Abbiamo sbirciato. Abbiamo sbirciato, sì. Abbiamo già visto. Sperando, allora, sembrerebbe essere iniziato ufficialmente l'estate. A luglio, alla buon'ora. Perché fino all'altro giorno continuiamo a fare freddo, vento e pioggia. Quindi in teoria adesso potremo usarle queste cose estive che troviamo. In teoria, ma io continuo a dire che mentre ci sono io che ho il sudore che cola dappertutto, questa qua mi guarda e mi dice: farebbe un po' freschino. Ragazzi, che devo fare? Io ho freddo, sono una persona molto freddolosa. Diciamo che è un rettile. È un rettile. Però mi mantengo bene. Meno male, dai. Bene, amici, quindi io direi che gli possiamo lasciare la visione di queste meravigliose miss con i loro abiti di moda. E che dire, ci vediamo tra pochissimo, sempre qui. Iniziamo con il primo défilé della serata, ovvero quello di Glory Lee con i suoi gioielli in pelle, che è garanzia di vera artigianalità, creatività ed esclusività. Questa sera Gloria, creatrice unica di Glory Lee, vi darà modo di osservare in anteprima alcuni dei modelli più artistici che, seppur deliberatamente voluminosi, sono sorprendentemente leggeri e piacevoli da indossare, con un tocco unico di personalità, tutta firmata Glory Lee. Buona visione!
creatrice dei gioielli Glory Lee. Seguitela su Instagram e Facebook se siete interessati alle sue creazioni, contattatela, Glory Lee Gioielli in Pelle. Grazie Gloria e grazie alle nostre miss ospiti. Un applauso per queste bellissime creazioni artigianali in pelle. È giunto il momento di presentarvi la prossima sfilata di moda, quella di Favaro Ottico. Quando entri nel negozio di Paolo percepisci un'energia, è l'energia della passione per il suo lavoro, l'energia che mette a servizio della professionalità. Per Paolo gli occhiali devono esprimere e rispecchiare il carattere di chi li indossa. Ogni occhiale deve essere come un abito sartoriale, cucito su misura. Paolo saprà proporti modelli insoliti, materiali innovativi e abbinamenti inconsueti. Entrare nel suo negozio sarà un vortice di colori, forme ed emozioni. Ecco a voi Favaro Ottico!
Agostino 18 a Treviso. Favarotico propone aziende spesso italiane, ma non solo, che innovano per design, materiali e tecniche costruttive, cercando di trovare ogni volta soluzioni per ognuno, creando occhiali su misura. Favarotico omaggerà la vincitrice della sua fascia con un fantastico occhiale e tutte le partecipanti con un buono per l'acquisto. Grazie al titolare Paolo. Un applauso a Favarotico. Vi vado a presentare ora la prossima sfilata di moda, quella di Depolo Gioielli di Treviso. La ricerca del bello si accompagna alla passione per le gemme preziose, alla competenza che si tramandano dal 1936 tre generazioni della famiglia Depolo. La prima collezione che vedrete in passerella sarà quella in argento e pietre naturali. Sfileranno poi i gioielli in oro della collezione di Marco Vicenco. La storia della la storica gioielleria Depolo si trova a Treviso in corso del Popolo 59 presso la Galleria Manin. Depolo Gioielli! Thank you.
Treviso che si trova in Corso del Popolo 59. Accogliamolo con un applauso, Nicolò, il titolare. Vediamo se ce l'abbiamo, Nicolò. Nicolò, eccolo qui Nicolò. Un applauso a Nicolò. Nicolò, grazie a te e anche a tua moglie Giovanna, che appunto ci hanno deliziato con questa fantastica essere sfilata. Grazie, grazie ancora. Del Polo si trova appunto in Corso del Popolo 59 presso Galleria Manin, e tra le ragazze che hanno sfilato c'era anche Elena Sorato, che è la loro testimonial. Siamo pronti per l'ultimissima sfilata. Si tratta della sfilata Stone House, che è un negozio di abbigliamento per donna, uomo e arredo casa, vanta ben oltre 1000 metri quadrati di esposizione. La qualità degli abiti di prima scelta di vari marchi e la gentilezza del nostro personale completano il piacere di andarli a trovare. Dal 2015 l'azienda Stone House ha acquisito il marchio Chateau Boucher. Giorgia crea collezioni uniche con capi 100% made in Italy, sportivi e fashion, funzionali e versatili per uomo e donna. Seguiteli nelle pagine social Facebook e Instagram per restare aggiornati con tutte le novità. Passateli a trovare in negozio, è aperto dal martedì al sabato in via Santa Brigida 54 a Castelminio di Resana. Sfileranno all'inizio le proposte di Chateau Boucher e a seguire quelle di Stone House. Buona visione!
Insomma, tante, tante novità. Ho fatto un colpo! A me Mario ha detto così, io sono partita, scusate. Ma io non mi ero accorta, cioè, ero ancora soffermata sul momento di chiusura musicale e quindi ero abbagliata dalla nostra cantante. Ma se Mario fa così... ho capito, Giulia, però abbiamo una cantante veramente di eccezione. Qua la rappresentante molto ufficiale, Poi ci parliamo, Mario, Ma scusatemi, guardate che la faccia è la mia, Detto questo, detto ciò, direi che abbiamo visto delle cose veramente interessanti. Come sempre, il mio portafoglio piange. Sì, anche il mio. Però io stasera sono venuta attrezzata. Sai che ho detto che se vedo qualcosina, almeno questa carta, sera ho strisci. Qualcosa. Non so se hanno il POS, quindi strisci, ho prelevato direttamente. Ah, brava, brava. No, il mio portafoglio ogni volta che io vengo a fare questi concorsi arriva pieno, finisce con le tarme. Che cioè, ragazzi, io lo apro, quando torno a casa ci sono le farfalline che escono, mi urla e Filippo che gli dice: ma beh, ti avevo dato 50 euro. No, perché sono una donna indipendente. Una donna indipendente, giusto, giusto, giusto. Bene. Che dire? Possiamo concludere anche queste splendide uscite di moda e ci vediamo nell'altro video per sapere in realtà come è finito il concorso, perché vi ricordiamo che i video appunto sono spezzati, quindi queste sono le uscite di moda e si sono ufficialmente concluse e speriamo veramente che voi le abbiate gradite. Però non perdete l'altro video per vedere la vincitrice di questa tappa di Miss Città Murata. Vi ricordo che io e Giulia vi vediamo sempre, vi osserviamo sempre, lo sappiamo e soprattutto anche vediamo anche se skippate il video. Non volevo dirvelo, ma YouTube ha fatto l'aggiornamento. Ecco, così, quindi, per dire. Tremate e andate nell'altro video. Ciao amici. Ciao.